La colorazione delle unghie ha avuto diversi tipi di significati, oltre che un significato puramente decorativo, il colore rosso che denota dopo la Belle Époque, quindi negli anni 20 del Novecento, le donne, le prime donne indipendenti, così come le unghie di Oriana Fallaci, che scriveva sulla sua macchina da scrivere quando era inviata in Vietnam in guerra, aveva comunque le unghie dipinte di rosso. Il rosso è il colore che da sempre è stato simbolo della passione, dell'amore, della vivacità, quindi è un colore che è perennemente utilizzato, sia rosso più dark, che veniva poi utilizzato negli anni 90, se si pensa al 1995 e allo smalto Rouge Noir di Chanel, che venne utilizzato sulle unghie di Uma Thurman in Pulp Fiction, quindi erano gli anni 90, quindi lo smalto non era così vistoso e così acceso come invece nei 50. Lo smalto che adesso sta tornando di moda con la Red Nail Theory è proprio quello, lo smalto delle nonne, quello proprio degli anni 50, il classico rosso ciliegia vivace. Dal rosso si passa al nero, anche il nero ha un forte significato, diventa importante negli anni 90 con la manicure minimalista, grunge, rock. C'è sempre di più una tendenza ad apprezzare la nail art in quanto arte, appunto, e quindi davvero ci sono delle opere d'arte sulle mani delle persone, solo che io avrei troppa paura di distruggerle, di fare danni, anche perché sono magari più delicate da mantenere, però effettivamente penso che per la stragrande maggioranza andranno sempre e comunque le tonalità nude, la French, il baby boomer, quelle cose secondo me non cambieranno mai. Quello che sta cambiando tanto è la struttura dell'unghia e la tendenza magari alla forma, però i colori rimangono sempre gli stessi. Le forme stanno cambiando, siamo passati da che magari c'era più la forma squadrata, adesso siamo passati più alla mandorla e alla stiletto, questo tipo di unghia un po' più affusolata, e anche la curvatura dell'unghia è cambiata tanto, da che una volta erano, sembrano un po' più degli artigli, adesso si tende di più a renderle più dritte possibile e questo effettivamente le rende molto più armoniose per la vita. Senza dubbio, le unghie sono una delle parti che ogni persona mostra assieme alle mani. Partecipano a molte azioni anche quotidiane, quanto ai movimenti delle braccia per comunicare, nel linguaggio non verbale del corpo. Tuttavia, le unghie oggi possono essere abbellite, decorate e, prima ancora, curate, diventando parte di possibili riti di bellezza e di benessere che ognuno può personalizzare e fare proprio in un crescendo di approcci liberi, identitari e, perché no, anche molto creativi e originali, quanto semplici e pratici come il nude look. Sono più per la comodità io, principalmente, però ogni tanto mi piace sperimentare. Non sperimento mai troppo, comunque rimango sempre besigliaia, però molto spesso con i glitter, con i colori e soprattutto magari se c'è un'occasione particolare, magari faccio fare in realtà dalla mia estetista unghie a tema, che comunque sono sempre divertenti e sono anche un modo un po' di giocare anche in questo caso. Io, come avrete capito, in generale prendo tutto questo con un grande gioco, con una grande forma di libertà di espressione. Le mani sono sempre in bella mostra, poi nel mio lavoro in particolare, toccandomi le mani sono sempre vicine alla mia faccia e si vedono tantissimo. C'è stato il periodo della pandemia, del lockdown, in cui ero a casa, le unghie a un certo punto me le sono dovute limare via perché non potevo andare a farle e mi rivedevo queste mani nude, queste unghiette corte, poi a me non crescono, non ho una bella unghia di base, quindi cioè la ricostruzione mi serve proprio per avere delle unghie decenti. La contaminazione di più settori della bellezza ha portato sicuramente la manicure e la nail art ad essere più interessante, più varia, più personalizzata, quindi l'inclusività è un concetto enorme che ha completamente stravolto e innovato il mondo della bellezza in tutti i suoi fronti, dai capelli al make up al corpo, quindi sicuramente sì, sono nati tantissimi brand che offrono come tanti tipi di fondotinta per tutte le cromie di pelle, così anche smalti che si adattano a qualsiasi colore di pelle. Un'altra tendenza che arriva dal make-up sono le unghie glassate, che arrivano dalla tendenza del make-up, che è la
l'incarnato glossy e glassato, come la superficie di una ciambella, per esempio. Sono tutte contaminazioni che vanno ad incrementare la tendenza, la passione per le unghie. Quindi non si tratta soltanto di dipingersi le unghie di un solo colore, ma veramente ci sono mille attività formulative e di finish che si possono realizzare sulla lamina delle unghie. Quindi non si tratta più soltanto di dipingere la lamina di un solo colore, ma proprio l'unghia diventa uno spazio dove dare sfogo alla propria creatività. Ci si sta avvicinando tanto, in Italia siamo sempre un po' a rilento su queste cose, al 3D. Quindi si sta applicando il 3D come nail art, sulle unghie. Finalmente, come il buon Fontana, si sta uscendo dal 2D della semplice unghia. E tant'è che infatti anch'io sto sperimentando tanto su questa cosa. Ho fatto un'esposizione, ho partecipato ad una mostra in cui è stata esposta una mia opera. Io per esempio preparo dei set super elaborati con delle unghie lunghissime e loro se li possono cambiare ogni sera come vogliono. Questo è bellissimo. E letteralmente a quel punto lì diventa un accessorio, l'unghia, diventa un capo ed è bellissimo perché in base anche un po' al tuo stato d'animo, a cosa vuoi comunicare, a come ti vesti quella sera per andare in quel posto. Si chiamano press-on nails, sono delle tip, sono letteralmente delle unghie di plastica che puoi levare e mettere quando vuoi e quindi le puoi cambiare come se fosse un indumento, come se fosse un accessorio, un gioiello. Le unghie sono state utilizzate negli ultimi anni anche come uno spazio dove poter esprimere il proprio voto, credo, politico, e questo avviene tantissimo durante le presidenziali americane, dove influencer e celebrities dipingono le unghie a favore di un candidato o dell'altro. Un altro aspetto che sicuramente sconvolgerà, si pensa, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, il mondo delle nail, è l'invenzione di questo robot della manicure che è stato inventato da una startup che si chiama Clockwork San Francisco ed è stato testato a Rockefeller Center a New York negli ultimi anni e il test è stato super positivo. Si tratta di un macchinario, di un vero e proprio robot dove si può inserire la mano dentro, l'unghia dentro, e assicura una manicura eseguita in 10 minuti al prezzo di $10, quindi super conveniente. In realtà non trovo che ci siano dei trend, a volte nascono, per esempio il baby boomer, l'unghia marmorizzata o l'unghia con il gradiente di colore, e quindi vanno per la maggiore, però poi alla fine c'è talmente tanto che si può fare, si può veramente spaziare tantissimo con i colori, con i glitter, con l'effetto opaco, lucido. Non c'è un vero e proprio trend, ma le cose si susseguono e si ritorna anche molto spesso poi a riprendere magari qualcosa, come anche nel make-up questo, qualcosa dal passato, magari dagli anni 90, e si torna un po' anche alle tonalità magari beige, nude, marroncine degli anni 90, per poi passare verso Natale ai rossi carichi, ai glitter e all'argento per il Capodanno, quindi secondo me va tanto anche a periodi e a momenti.